It is my great honor to meet today Father Michele from Italy, Naples. I heard your story in the morning and I wanted you to share with the rest of the Croatian people how are you serving the Lord and the parish in Italy in the very interesting context. Boh, dobro dan. Sì, io sono un sacerdote cattolico e ho due parrocchie nella diocesi di Napoli e sono il responsabile diocesano della nuova evangelizzazione. E io ho una grande sete di Dio, ma la prima cosa che voglio dire a tutti coloro che mi ascoltano, io sono figlio di un carcerato, di un prigioniero, un carcerato. E sono un peccatore, sono una persona normale e amo Gesù e ho sentito l'amore di Dio quando avevo 18 anni. Ringrazio mio padre che mi ha insegnato veramente ad amare. Lui evangelizzava all'interno del carcere e evangelizzava le persone, i prigionieri che lui incontrava. È entrato in carcere per un errore, ma è rimasto lì molto tempo. Poi è morto 6 anni fa. E la prima cosa che voglio dire è che se Dio ha fatto meraviglie nella mia vita, se lo ha fatto per me, che sono veramente una persona, non sono una persona speciale, significa che c'è speranza per tutti, veramente Dio può toccare il cuore di tutti, Dio può salvare anche te. Sono parroco a Napoli, dove è una zona molto molto difficile a causa della illegalità, a causa della microcriminalità, a causa della droga, a causa della camorra che è la mafia napoletana, però ho trovato lì una famiglia, una grande famiglia, persone con un cuore aperto a Gesù e Gesù sta cambiando il cuore di tante persone, stanno nascendo nuove vocazioni, tanti giovani che vogliono diventare sacerdoti, tante famiglie, tanti matrimoni, Gesù sta sanando, sta guarendo tantissime famiglie e sta guarendo tantissimi matrimoni. Tante persone vengono a pregare, preghiamo insieme, in modo particolare attraverso l'adorazione eucaristica. La mia parrocchia è aperta 24 ore su 24, c'è l'adorazione perpetua, le persone fanno un turno di adorazione e lì davanti a Gesù Eucaristia il quartiere cambia, le persone cambiano. Ci sono tante persone che avevano un passato tremendo con il male e adesso hanno conosciuto Gesù e tutto sta cambiando. Beh, diamo fiducia alle persone perché se Gesù ha fatto questo con noi, lo può fare con chiunque altro. E quindi voglio dare fiducia a tutti voi che state ascoltando, anche quando sembra che la Chiesa sia vuota, con la forza della preghiera dobbiamo credere che Gesù è vivo. Lui è uguale a 2000 anni fa, Lui è qui, è presente anche in questo momento, non c'è il limite della distanza. Lui, se noi gli apriamo il cuore, gli diciamo Gesù vieni dentro di noi e cominciamo una relazione vera con Gesù, Lui è vivo e fa gli stessi miracoli di 2000 anni fa. Just a short last question. You shared in the morning how the Pope Francis himself called you on the phone and affirmed your ministry that you are doing with young people in Italy. What would be your message to young people and to people of Croatia? Io vivo con i giovani, mangio con i giovani, passeggio con i giovani e faccio la vacanza. Il mese di agosto in Italia è il mese della vacanza, andiamo a mare e vado con i giovani, quasi 100 giovani, andiamo tutti insieme, affittiamo delle case e ricordo che era il 4 agosto, non questo, l'altro agosto, e alle 9 del mattino ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare ed era Papa Francesco che sapeva tutto di me, sapeva tutto e mi invitava ad andare avanti a portare Gesù ai giovani e a questi giovani, a tutti i giovani, io voglio dire che senza Gesù non è possibile la pace, senza Gesù non è possibile la gioia. San Giovanni Paolo II diceva ai giovani, giovani, quando cercate la felicità, voi state cercando Dio, ma non lo sapete. Io voglio dire la stessa cosa, quando cercate la droga, quando cercate soltanto il sesso, quando si mangia troppo, oppure
per chi non mangia più, problemi alimentari, quando ci chiudiamo e quando cerchiamo di essere realizzati attraverso la moda, attraverso i soldi, ecco, è una menzogna, perché nessuna cosa e nessuna persona ci può dare la vera felicità, solo Gesù ti riempie il cuore. Il Signore ha creato il nostro cuore. Quando i nostri genitori si sono uniti, la prima cosa che si è creata nel grembo di una madre è il cuore, quel battito del nostro cuore. E siamo noi che dicevamo: io esisto, io ci sono. Quel battito è il nostro grido per dire: noi ci siamo. E allora questo cuore può essere riempito soltanto con Dio. Dio veramente, con il suo amore, perché Gesù ti ama, è morto per te, si è fatto sputare in faccia per te sulla croce ed è risorto, è vivo ed è interessato a te. Lui ti vuole. Devi fare solo una preghiera semplice. Nella tua casa trova un posto silenzioso, inginocchiati e dici: Gesù, se tu ci sei, io ti voglio incontrare. Adesso entra dentro di me. Amen. Grazie, Padre Michele. Prego, viva Croazia!